Taglio del nastro questa mattina con l'attrice Anna Falchi e il sindaco Luigi De Magistris per la 14ª edizione di Vebo, il salone dedicato al mondo della bomboniera, dell'articolo da regalo e della casa. Fino al 5 ottobre alla Mostra d'Oltremare di Napoli, più di 200 aziende espositrici in rappresentanza di oltre 600 marchi mostreranno in esclusiva le collezioni del mercato 2016 e le novità del settore. Tante le proposte legate alla tradizione della bomboniera che dall'oggettistica a pezzi di arredo o utensili sarà caratterizzata da materiale a basso impatto ambientale. Mostra tanta qualità, tanta ricchezza, la Mostra d'Oltremare. E poi io ho un ricordo vivo anche degli anni scorsi, che è andata sempre alla grande, la Fiera della Bomboniera, e sono convinto che anche quest'anno tanti prodotti d'eccellenza, tanta qualità, tanta competenza e tanta concorrenza non può che far bene al mercato e al rilancio dell'economia del settore. Oltre che di bomboniere per il matrimonio, si parla anche di bomboniere, insomma, per un lieto evento. Chiaramente la tradizione si conferma, insomma, con l'esito positivo di questa iniziativa al 14esimo anno, quindi sintomo di successo. La cosa che apprezzo anche, diciamo, che per il fatto che hanno inventato anche, non so, la bomboniera eco-friendly, che insomma anche il suo perché, quindi a passo con i tempi, e se sono rose fioriranno e ben vengano i confetti per tutto l'anno.